Oggi, come potete ben vedere, ci troviamo in una location diversa. Questo perché pochi giorni fa, finalmente, ho compiuto 18 anni e quindi finalmente posso andare in strada, in auto, con il mio babbo a fianco, con il foglio rosa. Quindi dove ci stiamo dirigendo? Come avete letto dal titolo, stiamo andando ad incontrare una persona che ci consegnerà un oggetto molto interessante, che farà il suo ritorno su questo canale in una versione evoluta rispetto al solito, molto più figa, e adesso andremo a vedere effettivamente come sarà. Quindi adesso vi lascio con un breve timelapse e noi ci rivediamo direttamente a destinazione. Bene, pacco ritirato, ma è ancora presto per vederlo. Quando arriveremo a casa ve lo mostrerò. Mettiamolo in un posto più sicuro. Perfetto. Ora ci mettiamo in marcia. 10 minuti dopo. Ora che siamo in viaggio e che siamo un po' più tranquilli, direi che durante questo bellissimo ritorno risponderò alle domande, alcune che ho selezionato dalle alcune che ho selezionato tra le diverse che ho ricevuto su una storia di Instagram sul mio profilo Dado Cug, mi raccomando seguitemi. Signor Cugini, cosa ne dice di procedere? Sì, domanda. Ciao, ti seguo da ieri. Vuoi fare un video dove spieghi le varie tipologie di gomme per kart? Domanda molto interessante, devo dire che già ho provato diverse gomme di diverse categorie, sempre per quanto riguarda la KZ, quindi credo che sì, si possa realizzare un video riguardante le gomme, credo che possa essere anche molto interessante come una delle future guide di How to Kart, la serie che, se non avete visto il primo episodio, è iniziata parlando di postura con un video che io ritengo molto interessante, e basta, mi raccomando, andate a vederlo. Domanda numero 2. Praticamente in inglese chiede la manutenzione del motore TM, di quante revisioni, quante ore, eccetera. Per quanto riguarda questo, posso dirvi che in media ogni 50 litri si rifà il pistone, si cambia il pistone, mentre ogni 100 litri si rifà anche sotto. Tuttavia, so che per alcuni motori questi intervalli possono cambiare, ad esempio con il mio vecchio KZR1 dovevo cambiare pistoni ogni 40 litri, e per questo, per essere più sicuri, vi consiglio, dato il vostro motore, di chiedere direttamente a un rivenditore ufficiale, se non il vostro motorista, così che almeno abbiate una risposta più chiara e precisa. Terza domanda, quando il primo rally? Al momento mi sto focalizzando molto sulla pista, anche perché, come ho detto prima e come forse vedete dalla P sul finestrino dietro, non ho nemmeno la patente, ho solo il foglio rosa. Per questo, quantomeno al momento, non ho in mente di fare una gara su strada, anche per mancata esperienza, dopo tutto. Tuttavia, ho già fatto un paio di giri su un'auto da rally. Avevo anche il miglior navigatore, ossia il signor Cugini Igor. Dopo vi mette un pezzettino di video. Pianino, frena, 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 scala, frena, vai piano, frena, pianino, più piano, cazzo, frena. Quindi perché no, magari un altro test registrato con il signor Cugini lo rifaremo. Tuttavia, appunto, per quanto riguarda le gare, è forse un po' presto per parlarne. Altra domanda da Massimiliano. Obiettivi per l'anno prossimo? Una domanda davvero interessante. Devo dire che per l'anno prossimo, innanzitutto, voglio concentrarmi il più possibile sulla costanza, sia per quanto riguarda gli allenamenti, sia per quanto riguarda ovviamente anche il mio canale YouTube. Voglio lavorare infatti molto su tutti quelli che sono ancora i miei difetti di guida, come appunto avete visto negli ultimi video che parlavo delle frenate, e ci vorrà sicuramente tanto lavoro, manca ancora qualche mese alla prossima stagione e farò del mio meglio per crescere il più possibile sotto questo aspetto, per arrivare preparato quindi alla prossima stagione. Poi per quanto riguarda la prossima stagione in sé, invece, ne parleremo più in dettaglio in un prossimo video in cui vi spiegherò le mie intenzioni per la prossima stagione, appunto per quanto riguarda il karting. E nulla, sono finite le domande? Sono più. Quindi tra tutte queste erano le domande che ho selezionato per voi quest'oggi. Molto interessanti, devo dire. Spero di riceverne altre altrettanto interessanti sempre sul mio profilo Instagram e, se non, su una storia in direct con l'hashtag Q&A. In ogni caso, adesso acceleriamo un attimo e ci dirigiamo verso la nostra bellissima abitazione e quindi ci becchiamo direttamente a casa con un bellissimo casco nuovo. Eccoci finalmente a casa. Io non ho resistito e l'ho già visto. E voi siete pronti per vedere il vero motivo per cui siete qui oggi?
Ed eccolo qua, l'evoluzione del mio SK6 per la stagione 2021. Ringrazio Andrea Finetto di AF Design per la collaborazione e per aver realizzato questa grafica per il mio casco davvero figa. Come vedete, gli ho fornito il mio logo e gli ho detto quali fossero le mie idee a grandissime linee, e da quello ne ha tirato fuori davvero un'opera d'arte. Tanta roba. Ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione la sua pagina Instagram in cui potete contattarlo in caso vogliate anche voi aerografare un casco. Oltre al casco, quest'oggi è arrivato Babbo Natale in anticipo per completare il look del 2021. Infatti ho qui una nuova tuta della Frim. Davvero bella e di qualità anche questa, oltre che personalizzata e fatta su misura. Mi sta esplodendo il PC? È partita la ventola a 4000 tutto d'un tratto, non so cosa sia successo, si è spento lo schermo. Va benissimo. Dicevo, abbinata a dei guanti e un paio di scarpe, anch'essi belli comodi e arancioni. Devo ovviamente ancora provare il tutto in pista, però per quello che ho visto sembrano davvero di qualità, e lo dico per quello che sto vedendo, non è una recensione sponsorizzata. Quindi dopo avervi mostrato il mio nuovo look del 2021, posso dire che questo video si conclude qua. Come sempre, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, ed in tal caso vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. E quindi questo è tutto, e noi ci rivediamo. Alla prossima!